Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta dolce di Pasqua. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono, per la torta, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, uova, zucchero, estratto di fiori d'arancio, burro fuso, gocce di cioccolato fondente, granella di mandorle, zuccherini colorati, panna fresca per dolci. Per la glassa, cioccolato bianco e panna fresca per dolci. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere lo zucchero e le uova. Ed azioniamo il bimby per 10 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Unire il burro fuso ed amalgamare per 50 secondi a velocità 3. Togliere la farfalla dalle lame. Aggiungere la farina. Il lievito, l'estratto di fiori d'arancia, la panna. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Aggiungere la granella di mandorle, le gocce di cioccolato fondente e una parte degli zuccherini colorati. Facciamo amalgamare per 30 secondi, antiorario, velocità 2. Il composto è pronto, versiamolo in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettere nel boccale il cioccolato, e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 50 gradi, velocità 3. La glassa è pronta,
Versiamola sulla superficie della torta e decoriamo con gli zuccherini colorati. Torta dolce di Pasqua. Grazie e alla prossima ricetta!